Buongiorno, sono Stefania Catallo e sono la presidente del Centro Antiviolenza Marianne Rise. Mi piacerebbe poter attirare la vostra attenzione su quello che è il fenomeno della violenza di genere durante questo periodo di pandemia da coronavirus. Ovviamente i media e noi stessi siamo molto presi da quello che succede, soprattutto nel nostro paese, da queste ecatombe di morti, di contagi, di ricoverati. Siamo sommersi da un mare di problemi, un mare di incombenze quotidiane difficilissime da svolgere e soprattutto abbiamo tanta paura. Il fenomeno della violenza di genere non è però un fenomeno che subisce un rallentamento di questo periodo, semplicemente non se ne parla o se ne parla molto molto meno di prima, non perché non esista, bensì perché la nostra attenzione è rivolta altrove. Che cosa significa? Significa che le utenti che prima si rivolgevano ai centri antiviolenza, e vorrei parlare nello specifico della mia esperienza nel centro Marianne Rise, ora sono drasticamente diminuite. Potrebbe quasi sembrare un segnale positivo, in realtà non è così. La pandemia ci ha messo di fronte a una problematica anche di ordine logistico, quindi comunque dobbiamo far fronte a diversi problemi che ci assalgono tutti i giorni, non abbiamo la libertà di spostamento che vogliamo e quindi immaginiamo per un attimo di vivere le condizioni nelle quali stanno vivendo queste donne. Che cosa succede? Succede che se prima la donna era indipendente e libera e soprattutto fuori controllo del suo sex offender nel rivolgersi ad un centro antiviolenza, perché magari trovava il tempo durante la giornata, la modalità, poteva contare sicuramente su aiuti esterni, su amicizie che potevano in qualche modo coprire i suoi spostamenti, in questo momento non è più possibile. Per uscire di casa ci vuole una motivazione più che valida. Uscire di casa significa non allontanarsi di troppo dal proprio territorio e soprattutto per persone che vivono questa condizione, per queste donne, essere controllate anche e soprattutto in questo momento nei loro spostamenti. Molti centri antiviolenza hanno pensato di ampliare l'ascolto telefonico, l'ascolto via Skype. È un'ottima cosa, devo dire che è un'idea meravigliosa di questo tempo, però dobbiamo anche renderci conto che così come non escono queste donne, non escono neanche i loro aguzzini, quindi il controllo viene esercitato sempre e comunque. La domanda che ci sorge spontanea è quella di cercare di risolvere il problema. Come si può fare? Cosa possiamo offrire loro? Io ho pensato concordandolo con il dottor Florenzano, presidente dell'UPTER, che ringrazio, di offrire una sorta di sportello, in qualche modo, di una serie di video, una serie di interventi che possono aiutare le donne vittime di violenze, oppure possono suggerire alle persone che le conoscono, che sanno della loro condizione, possono suggerire di guardare questi brevi video, di ascoltare gli audio che sono annessi a questi video per avere la possibilità di non sentirsi sole, per capire che si può uscire da questo inferno anche quando fuori incombe una pandemia mondiale. Il messaggio che io voglio rivolgere a queste donne è un messaggio positivo: non siete da sole, noi le operatrici dei centri antiviolenza ci siamo sempre, anche quando voi non ci potete raggiungere, anche quando voi vi sentite sole, ingabbiate, minacciate di morte, noi ci siamo, ricordatevi che siamo qui per voi, vi ascoltiamo con la voce del nostro cuore e soprattutto ci saremo quando voi troverete il tempo, anche quei 3 minuti strappati durante i quali sussurrerete al telefono quello che vi è successo, ci chiederete aiuto, ci lancerete in qualche modo questo messaggio in bottiglia che noi faremo di tutto per reperire, per raccogliere e per in qualche modo far sentire a voi che non siete assolutamente da sole. Ecco, quello che vorrei trasmettere è proprio questo: non siete da sole. Allegato a questo mio messaggio troverete anche un audio di una donna che ce l'ha fatta,
che mi ha autorizzato a pubblicare e rendere fruibile a voi tutti e a voi tutte quella che è la sua esperienza personale, che si chiama Nicole. È una signora che ho conosciuto qualche anno fa, che ha alle spalle una storia di violenza di genere terribile, agita su di lei dal padre, come ascolterete, e che nonostante tutto, nonostante quello che ha vissuto, le difficoltà, tutto quello che è stato il suo cammino, ce l'ha fatta. È riuscita ad uscire fuori dall'incubo e non ce l'ha fatta da sola, o meglio, la sua volontà ha giocato sicuramente molto nell'uscita dalla spirale della violenza di genere, però bisogna anche tener conto dell'aiuto dei professionisti che l'hanno accompagnata, l'hanno sorretta, hanno tirato fuori da lei le potenzialità, le unghie, affinché potesse affrancarsi da questa violenza e soprattutto affrancarne anche i familiari più stretti. Questo significa che c'è speranza, questo significa che ce la possiamo fare. Ed è per questo che io vi lascio in compagnia della voce di Nicole, così si chiama, del suo racconto che a tratti può sembrare molto duro, molto difficile da ascoltare, ma che in realtà dentro di sé porta un messaggio di speranza molto forte. Quindi ancora per una volta a voi donne vittime di violenze che in questo momento non potete parlare, a voi per le quali i media in questo momento non hanno attenzione perché presi da altre priorità che sicuramente hanno lo stesso valore, ricordatevi, dei vostri problemi. Non esiste un problema che sia di minore importanza di un altro. No, assolutamente no. Ogni problema è brutto a suo modo, è importante a suo modo, deve essere risolto con interventi diversi e modalità sicuramente diverse. Quindi a voi dico, non perdete la speranza, noi ci siamo e potete comunicare con voi, con noi, e vi daremo la possibilità di farlo. Potrete rivolgervi a noi, ci saremo, ascolteremo le vostre voci. E soprattutto vi daremo questo messaggio di grande vicinanza, perché questa è la cosa della quale si ha maggiore bisogno quando si è in una situazione critica, di vicinanza, di cuore, di empatia, che non è una dote di tutti e purtroppo, mi duole dire, in questi giorni è molto rara, soprattutto verso di voi. Agli altri, a coloro che stanno guardando questo video e in qualche modo sono a conoscenza di situazioni a rischio, vi chiedo, girateglielo, fate in modo da che esse possano vederlo, fate in modo di farglielo arrivare, perché anche questo è un gesto molto bello che si può fare per dare loro vicinanza, per far capire che non sono state dimenticate, bensì che i mezzi sono diventati diversi, che adesso si viaggia sull'etere, ma che la possibilità di uscire fuori da queste spirali c'è e rimane sempre attiva. Vi lascio quindi alla storia di Nicole. Vi ricordo di nuovo per l'ennesima volta che i centri antiviolenza sono attivi e sono aperti per voi. Anzi, se volete recarvi in un centro antiviolenza, io vi consiglio in questo momento quello più di prossimità, non andate lontano, avvicinatevi a casa perché i tempi adesso sono molto più dilatati. Esiste una deroga alle modalità restrittive approvate dal governo, in base alla quale se vi volete recare in un centro antiviolenza e venite sottoposti a controllo, potete dirlo alle forze dell'ordine, loro non vi ostacoleranno, anzi, perché tutto questo è stato approvato e quindi è diventato norma. Quindi non abbiate paura, avvicinatevi a quelli di prossimità, sentitevi accolte, sentitevi ascoltate. Noi siamo qui per voi. Vi saluto, vi abbraccio veramente e vi lascio all'ascolto della vicenda di Nicole. Allora, mi chiamo Nicole, ho 41 anni. Sono nata in Romania, in un piccolo paesino di provincia.
Cosa devo dire di me? Provengo da una famiglia dove la violenza faceva parte o fa ancora parte della quotidianità. Mio papà con pesanti problemi di alcolismo da sempre, mia madre succube dei suoi maltrattamenti continui, tanto per rendere l'idea, il primo ricordo vero della mia infanzia è mia mamma svenuta in una vasca da bagno ricoperta di sangue e mio padre che cerca di risvegliarla appunto dopo averla massacrata di botte. Dire che la mia infanzia sia stata semplice, non direi. Ho avuto sicuramente una grande fortuna, che è quella di aver avuto accanto i miei nonni, i miei bisnonni, che sono stati per me un esempio di integrità, serietà e amore incondizionato. Ma questo non è bastato, ovviamente. Io avevo bisogno della figura paterna che era mio padre, in cui ho sempre cercato delle conferme, cercavo le carezze, cercavo affetto, cercavo quello che lui non era in grado di darmi. Sin da piccola mi ha sempre chiamato cagna, puttana, troia. Al posto dei vezzeggiativi, lui utilizzava queste parole che per lui erano assolutamente la normalità, probabilmente le stesse parole che lui sentiva nella sua famiglia di origine. Non ha avuto un esempio probabilmente diverso da quello che io ho visto appunto crescendo. All'età di 18 anni è nata mia sorella Alessandra, la quale però non ha mai subito la violenza fisica di mio padre. La violenza fisica era riservata solo a me e a mia mamma. Diciamo che quando malmenava me, mia madre cercava di intervenire e si prendeva il doppio delle botte che normalmente avrebbe preso. Però la cosa più pesante, devo dire, che è la violenza psicologica in queste situazioni. Non è la botta in sé, lo schiaffo, le cinturate, le punizioni fisiche, effettivamente. La paura più grande è della violenza verbale, delle minacce, delle offese pesantissime che papà mi riservava o ci riservava, a me e a mia mamma. Mia mamma non ha mai avuto il coraggio di ribellarsi, per quasi 42 anni gli è vissuta a fianco, nascondendo il più possibile i lividi, nascondendo il più possibile le botte. Quando finiva in ospedale, raccontava che era stata una botta sull'armadietto della cucina, che era scivolata dalle scale. Ricordo un episodio particolare, ero incinta di mio figlio, del secondo figlio, la pestò pesantemente, aveva un braccio slogato, lividi sia sul torace che sulle braccia, e la portai in ospedale intimandole di denunciarlo. Lei ovviamente si rifiutò, come ha sempre fatto del resto, nel senso che ricordo. Avrò avuto 6 anni all'incirca e giravo per il paese chiedendo chi fosse mio padre, perché un animale del genere non poteva essere mio papà. Un altro esempio di violenza stupida era quella del divieto di sentirmi o vedermi a mia sorella o a mia mamma. Quando è nata mia figlia, per esempio, la prima figlia, mia sorella ha potuto vederla quando aveva già 6 mesi. A mia mamma, a seguito di una litigata furiosa e botte non indifferenti, è riuscita a venirmi a vedere appena dimessa in ospedale per 48 ore. Io mi sono presa cura di mia sorella dall'età di 9 anni, proprio per paura delle conseguenze che poteva avere il comportamento di mio papà sulla sua crescita. Non è facile parlarne perché ogni momento era buono per alzare le mani, ogni occasione era giusta per trovare un motivo per riempirci di botte, non c'era un perché effettivo, non c'era
un motivo vero e proprio. A lui bastava la musica un pochino alta, che si scatenava una furia incredibile e ti massacrava di botte. Gli bastava una parola, uno sguardo detto o fatto in un modo che a lui non comodava, che erano sberle, calci, offese e minacce. L'ultimo episodio scatenante è stato quello in cui ha provato a uccidere mia mamma qualche mese fa, dove mia mamma effettivamente ha visto la morte in faccia e ha finalmente deciso di sporgere denuncia. Non basta nemmeno questo, perché ovviamente la legge italiana non protegge la donna che sporge denuncia, non la tutela in alcun modo, anzi la deride, la prende in giro. Quando siamo andati a sporgere denuncia, ci hanno riso in faccia gli agenti della polizia, della questura, dicendoci che fatalità, tutte noi venivamo massacrate di botte il sabato sera per rovinare a loro la domenica. A seguito della denuncia, mio padre, ovviamente per attirare l'attenzione, ha cominciato a fare uno stalking pesantissimo nei confronti di mia madre con telefonate, messaggi e chi più ne ha più ne metta. Quando ha visto che questo non raggiungeva il suo scopo, chiaramente ha tentato il suicidio, senza ovviamente riuscirci, perché è chiaro, non voleva assolutamente morire, ma voleva solo attirare l'attenzione. Adesso si trova ricoverato in psichiatria, da dove spero non esca tanto presto, perché chiaramente camminare per strada, uscire di casa e saperlo di poterlo incontrare è terrorizzante, fa una paura che nessuno può immaginare. Vivere all'interno di una famiglia dove la violenza è all'ordine del giorno ti segna caratterialmente, ti segna psicologicamente. Io adesso ne parlo senza alcun tipo di paura, ma dopo aver fatto tantissime sedute dalla psicologa e da diverse psicologhe, perché non sempre essere psicologo è sufficiente per capire il vissuto di una persona. È dura anche esporsi, è dura ammettere con se stessi quello che si vive in famiglia, perché è molto più semplice nascondere sotto il tappeto il tutto e far finta di nulla. Ora come ora non ho più paura di nascondere nulla, ne parlo apertamente con chiunque, questo anche grazie all'aiuto di mio marito, dei miei figli, a cui non ho mai nascosto il mio passato, a cui non ho avuto vergogna di dire quello che ho subito fino all'età di 21 anni, perché l'ultima volta che io ho preso le botte da mio padre avevo 21 anni compiuti, mi ha massacrata. Chiaramente capire una donna che ha subito violenza non è semplice, non è semplice perché è molto brava a nascondere, è molto brava a far finta che vada tutto bene. È più facile sorridere e dire che va tutto bene piuttosto che ammettere anche con se stessi che c'è un problema serio da affrontare. Però nel momento in cui hai qualcuno che ti tende una mano e sai che è là ad ascoltarti e fa qualsiasi cosa per voler aiutare, questo fa la differenza. Nel nostro caso, l'aver incontrato Stefania Catalo ha fatto la differenza. Mia sorella ha scelto come tema per la sua tesi di laurea proprio la violenza sulle donne a seguito di quello che ha vissuto. Ha tradotto appunto il libro della dottoressa Catallo, avendo appunto la possibilità anche di incontrarla durante l'esposizione della sua tesi di laurea. Questo incontro credo abbia fatto la differenza, la notevole differenza, perché le sue parole ci hanno toccato in profondità e probabilmente spinte anche dal suo esempio di voler cambiare le cose, abbiamo aiutato nostra madre a trovare il coraggio a sporgere denuncia e
a dire basta a violenza, a offese e a cattiverie gratuite, durate appunto anni, non sono durate giorni, non sono durate ore. La cosa più strana è quando ne parlo con mia sorella, appunto di quello che abbiamo vissuto, noi nostro padre non lo chiamiamo papà, lo chiamiamo il bastardo. Ma non perché non gli abbiamo voluto bene, anzi, in questo momento che io so che lui è in difficoltà, provo una pietà incredibile. Delle volte sono anche combattuta nel volerlo aiutare e non abbandonare da solo, ma poi mi rendo conto che questo genere di persona purtroppo non cambia, non ha né la voglia né l'intenzione di cambiare. Tanto per rendere le cose, per rendere l'idea, non so nemmeno io come dirlo. Ogni volta che lui ci massacrava di botte, il giorno dopo erano regali, ma molto importanti, nel senso che gioielli, fiori, abiti, cose di una certa importanza per lavarsi la coscienza e per far sì che appunto noi potessimo perdonare la sua violenza. Erano promesse continue, non lo farò mai più, sono cambiato. No, non cambiano. Queste persone continuano e continuano e continuano fin quando non muoiono. Non so nemmeno come dirlo, come spiegarlo. Sono arrivata alla convinzione che probabilmente solo l'arresto o la morte può fermare mio padre nel suo impeto di voler far del male. Non è sempre così, nel senso che ha avuto anche periodi in cui era una persona normalissima, era un papà normale che mi portava in giro in bicicletta piuttosto che al mare, piuttosto che in montagna, si andava a fare le vacanze tutti insieme, magari per 2 settimane era il papà più dolce e più gentile del mondo, però bastava un nonnulla per scatenare la sua furia, la sua cattiveria, la sua violenza. Devo dire che la cosa più brutta è il terrore, cioè la paura di quando può succedere, perché non sai mai quando si può scatenare, quando può iniziare a colpirti senza alcun motivo. Quello che consiglio a chi vive queste situazioni è di parlarne, di aprirsi, di non nascondere assolutamente quello che accade nella propria casa, dietro le quattro mura, di non aver vergogna, perché so per propria esperienza che il più delle volte ci convinciamo che è la colpa nostra, che siamo noi ad essercela cercata, che abbiamo provocato in qualche modo la violenza di queste persone. Non è assolutamente così. Non abbiamo alcuna colpa che loro sono malati, non abbiamo alcuna colpa se loro sono dei violenti. Siamo delle vittime e dobbiamo imparare a venirne fuori, ad avere il coraggio di dire basta, ad aprirci con chi ci sa e ci vuole ascoltare, perché una strada per venirne fuori c'è, una strada si trova, l'aiuto lo si trova se effettivamente lo si vuole. Lo dimostra mia mamma che all'età di 60 anni ha avuto il coraggio di denunciare mio padre e di richiedere la separazione dopo 42 di matrimonio. E dico coraggio perché ce ne vuole tantissimo coraggio. Lei ancora ne soffre, lei ancora sta male e ha sensi di colpa per non aver fatto nulla, perché non ha sbagliato nulla. Però diventi talmente succube di queste situazioni che hai bisogno assolutamente che qualcuno ti porti per mano e ti aiuti a venirne fuori. Bisogna parlarne, bisogna esporsi, non avere né vergogna né paura, perché non è assolutamente colpa nostra. Non siamo noi ad aver voluto mariti, padri violenti, compagni. Di conseguenza, parlarne è il primo passo, credo, verso la libertà.